Dopo l'uscita dalla zona gialla, quindi entrati in zona bianca, ci si aspettava una tranquillità per far tornare le imprese a vivere. Sono state chiuse un anno e mezzo con danni economici importanti e non possiamo accettare che un'ordinanza venga discussa l'ultimo giorno, cioè nel momento in cui si emana. Così Gianni Taucci, direttore di Confesercenti Pescara. Insieme a lui i rappresentanti delle altre associazioni di categoria, unite nella richiesta all'amministrazione comunale del capoluogo adriatico di rivedere le scelte definite penalizzanti dell'ordinanza firmata dal sindaco Carlo Masci per regolare gli orari della movida pescarese. Secondo il provvedimento del primo cittadino, l'apertura dei locali del cosiddetto food and beverage è consentita dalla domenica al giovedì fino a mezzanotte e mezza, con il prolungamento di un'ora fino all'1:30. Nelle giornate di venerdì e sabato nella zona della Movida di Piazza Muzzi, mezz'ora in più per i locali delle restanti zone cittadine. Non possiamo accettare condizioni di questo genere, non possiamo accettare che queste scelte siano determinate da qualcun altro che vuole una città spenta, se ne deve assumere la responsabilità anche nei confronti di quelle famiglie che rimarranno senza lavoro per colpa di chi vuole una città spenta. Dello stesso avviso anche Confcommercio, CNA e Confartigianato, che insieme alla Confesercenti si sono dati appuntamento questa mattina proprio in Piazza Muzzi a Pescara per chiedere al sindaco Masci di rivedere l'ordinanza in questione, concertando una programmazione certa che eviti di generare confusione tra clienti e gestori dei locali. Ricostituire subito il tavolo permanente per il turismo, che non pensi soltanto alle ordinanze e all'orario, ma a tutto l'insieme che è il turismo, come filiera, quindi un tavolo permanente. Siamo in attesa che i capigruppo ci incontrino, noi abbiamo fatto una richiesta proprio per programmare da subito quello che dovrà essere fatto dopo il 7 luglio, soprattutto per dare la possibilità anche agli operatori di organizzarsi in modo tale da poter programmare le proprie attività, predisporre il proprio personale, predisporre la propria attività in modo tale da dare risposte su una città che io ritengo che sia una città aperta e aperta deve rimanere. Quello che noi chiediamo effettivamente è una programmazione a lungo termine, perché i negozi hanno bisogno di programmare il lavoro, le attività hanno bisogno di programmare il lavoro e il last minute sul commercio non può assolutamente funzionare. Ci sembra paradossale che in zona bianca e con la bandiera blu stiamo parlando di limitarli. Un'ora in più di lavoro sono il 30% di fatturato in più. Quindi è inverosimile che il Consiglio Comunale abbia dato quell'indirizzo. Noi dobbiamo discutere degli orari da settembre, puntare sul turismo, che è l'unica arma per far rinascere questa città che è bellissima.